altro pronome e aggettivo interrogativo molto importante e molto frequente è uter, utra, utrum, e si usa in riferimento a due persone o a due cose, e significa chi dei due, quale dei due, quale delle due cose. Uter, utra, utrum può essere accompagnato da un sostantivo, in questo caso si comporta come un aggettivo e concorda con il nome, da un pronome, in questo caso si comporta come un pronome ed è seguito dal genitivo partitivo. Vediamo alcuni esempi. Uter vestrum ec dixit, dice il personaggio rivolto ai suoi due amici. Chi di voi due ha detto queste cose? In questo caso troviamo uter invece di quis, perché è riferito a due persone. Chi di voi due? Un altro esempio. Utram mulierem vidisti? Quale delle due donne hai visto? Esaminiamo ora la declinazione del pronome e aggettivo interrogativo uter, utra, utrum. Prendiamo il singolare. Uter, chi dei due? Utra, quale delle due? Utrum, quale dei due? Neutro. Genitivo utrius, chi dei due? Utrius, quale delle due? Utrius, chi dei due? Neutro. Dativo singolare a chi dei due, femminile a quale delle due? Neutro, a quale delle due cose? Accusativo singolare utrum, chi dei due? Femminile singolare utram, quale delle due? Neutro singolare utrum, quale delle due cose? Ablativo singolare utro, con quale dei due? Femminile singolare utra, con quale delle due? Neutro singolare utro, con quale delle due cose? Il plurale è impiegato per indicare gruppi di persone o cose solo con i sostantivi plurale a tantum, ovvero quei sostantivi che presentano solo la forma plurale anche per indicare un singolo oggetto. Esistono altre forme pronominali interrogative relative come qualis, quale, quantus, quanta, quantum e infine quot, che è indeclinabile.